Oh, eccoci qua. Oggi ci faremo un giretto da Pescara, l'aeroporto di Pescara, quindi Lima India Bravo Papa, all'aeroporto di Bari, Lima India Bravo Delta. Solito VFR, 1500 piedi di quota. Lungomare, ce la facciamo tutto lungomare con tour del Gargano. Vedremo se ce la faccio a farla tutta oppure ne faccio solamente metà. O dove arrivo poi continuiamo. E nulla. Diamo uno sguardo al percorso. Eccolo qua. Vediamo se sta di qua, senza vedere niente. Ok. Un po' più grande in modo da farvelo vedere. Questo è il percorso. Partiamo da Pescara, tutto lungomare, lago di Lesina, lago di Varana, Peschici, Vieste, Pugno Chiuso, Manfredonia, Madannata, Barletta, punto di ingresso in aeroporto su Grumo Appula e poi Bari. Non ci abbiamo assistenza TC oggi perché non vedo in IVAO nessuno collegato. Non fa niente, ce l'aggiustiamo un po' tra di noi. Quindi, semplice tour. Perfetto. Con la speranza che il G1000 del mio Cessna, che ho cambiato, messo un po' la strumentazione un po' più avanzata, non mi faccia scherzi perché c'ha qualche bachetto. Va bene, partiamo. Dirigiamoci sul nostro aeroporto. Questo è l'aeroporto di Pescara. Ovviamente parcheggiato in piazzola, partiremo dalla pista 22, che è questa qui sulla sinistra, andando verso sud, e poi ci metteremo in rotta. Eccoci qua. Accendiamo motori, miscela arricchita. Ok, lucine di taxi. Mettiamo un po' il contrasto e la luminosità all'avionica. Perfetto. Fammi controllare i soliti warning. Piano di volo già caricato. Ce l'abbiamo qui, se lo vediamo da quest'altro che ci fa vedere pure la mappa. Per scrupolo lo ricarichiamo, enter. Benissimo, questi sono i punti inseriti e un
aerovie non ci servono, quindi noi togliamo. Topografica, il traffico togliamo, tanto non c'è. Back view, guarda, meglio questo. Back, ok, questo è il flight plan. Ritornando qua, qui ce lo togliamo e impostiamo il transponder, ma 2000 IFR va VFR 1200, però no, questo è il 1200, il transponder VFR American. Schiacciamo noi il codice 7000, che è per i nostri ATC italiani, dovessero mai connettersi. Ok, transponder ok, mettiamo vento, opzione 2, okay. Ce lo mostra, ok, back. Oh, andiamo a scaricare il METAR di Pescara, che ci dice QNH 1018, quindi dovremmo impostare il barometro, se ritrova dove si fa. On, transponder on, ok, di prima, timer non ci importa niente, punti vicini non ci interessa, ok, barometro, devo ancora studiarmelo bene sta crocco, ma credo che il barometro potrebbe darmelo anche in millibar, qua stanno in pollici di mercurio. Ah, facciamo una semplice conversione, 1018 millibar in pollici di mercurio. .3006. Controlliamo, sì, 1018 3006. Schiaffiamo qua dentro. Piano piano piano. 3006. Perfetto. Abbiamo sto giovane, va? Tacchetta da flap che ce la troviamo. E ATC non ce ne sono. Andiamo in rullaggio. Pista 22. Questa qua. Traffico non ce n'è. Sentiamo un po' il volume pure del simulatore, così si sente un po' di rumore. L'asfalto come inghiotta sta ruote, fantastico. Come lo devo accelerare.
Vai Simo, mo mando, Se ci riesco a mantenerlo dritto prima per guardare la chat. Mi sono distratto. Prima di entrare in pista mi fermerò all'holding point, così setto pure le destinazioni qui sull'overlay, che come al solito me ne dimentico sempre. Perfetto. Freni. Allora. Prima Inter Papa. Prima India, bravo Papa. Pescara. Prima India, bravo Delta. Bari. India c'è lì, bravo affatato col sign. E ok. Adesso sull'overlay dovrebbe essere apparso tutto. Vediamo un po'. Sì. Perfetto. Andiamo. L'ho detto pista 22. Bussola, perché nell'altro 22 e poi 21 e spicci. Cornaccio 22, 220 e 212. Guardo 14 magnetic variation, ok. Così testo pure il pilota automatico da sto giovanotto se funziona. Mi ha dato qualche problemino ultimamente. Ok, 290 il contagiri a sta cosa, questa strumentazione, vabbè. E via si parte. Ok, manteniamoci intorno ai 550 piedi di velocità verticale. Finita la pista. Ce la viriamo. Ciao cucciolotta. Sotto i 500 piedi non si vira.
112, 112 di prua. Per il primo punto. Togliamo il frappetto. E andiamo ad intercettare la nostra direzione GPS, la nostra prua. Eccola qua. Come potete vedere, ci stiamo avvicinando. 1460 piedi, possiamo cominciare a trimmare un po' in giù, eh? Piedi, ci stiamo, dai. Vai, 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 ci siamo dentro, vai, vai, Paolino, vai, 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 vai. Ora rallentiamo un po', non superiamo i 120 nodi. Traccia GPS intercettata. piedi, ok. Cala, frate. Adesso scendiamo un po'. Devo trimmare il giovanotto. Eccolo qua, lascio la cloche. Così. Vai giù. Vai giù, bravo. Ok, trimmo un po' pure l'alettone perché stenda troppo giù, vieni su. Sto scendendo la velocità di, cioè adesso mi sono raddrizzato, 100 piedi al minuto, quindi hai voglia. Allora proviamo l'app se funziona. Nav in GPS, ok. Altitude 1500 piedi. Sta a fa come gli pare.
Mi sa che mo ci ha capito. Ok. Altitude 1004. È un vertical speed. Vediamo se rintraccia la traccia GPS e inizia la virata, perché se no. Ce lo correggiamo noi. Ok, sembra di sì. Sembra di sì. Perfetto, funziona. Nose down. E lo trimmiamo sui 1500. Sessanta. Nose up. Nose up. Altitude. Ok. Abbiamo passato da poco Ortona, diamoci uno sguardo, porto di Ortona, eccolo qua, quello laggiù, ci dirigiamo verso il porto di Vasto. Una piattaforma petrolifera. Porto di Vasto, tempo stimato 7 minuti. Ricordo per chi si è appena collegato, siamo versante Adriatico, partenza da Pescara, arrivo Bari, ho appena passato il porto d'Ortona da 3 minuti, mi dirigo verso il porto di Vasto, ci facciamo il giro del Gargano.
in VFR 1500 piedi. Assistenza TC oggi non ce ne abbiamo, che non sta collegato nessuno. A parte il Roma Radar, versante Adriatico, non c'è un'anima. Vediamo che dice tenuta alle valli. Passa a prendere un po' di vino, piacesse pure a me. Appena scendo a Bari. Piglio un po' di quello che ti ho portato l'altra volta. Andiamo dentro, vediamo se sta tutto a posto. All systems online. Me ne scotto sempre un'altra cosa, è qua, sempre da appicciare le luci giuste. Queste no. Nav strobe. Beacon. Ok. Vediamo un po'. Ah, mosi. Guarda, non ci sta nessuno. C'è nessuno in giro. Non ci cazziano eventualmente. Chi torna indietro, Petru? Io devo tornare indietro, sì, lo devo portare al fine, chiaro, vado, atterro, compro e torno. Bar giusto, Petro, visto che ci stai, fammi un favore, controllami se lo streaming è partito pure su YouTube. Che se apro un'altra finestra qua mi esplode il PC. Ah, si sente pure. Oh, mentre navighiamo, pazziamo un po' con il G1000, così ci diventiamo un po' esperti. Allora, DM, questo c'è pure il DM, nice, nice, nice. CD, questa ha le varie visualizzazioni, localizzatore 1, VOR 2 e GPS. Io mi tengo il GPS attualmente. Oh, allora, qua mi dice Kurz 126, direzione da bussola 123 gradi, i soliti 3 gradi di deviazione magnetica, classici delle nostre zone, e ci stiamo perfetti. Vendo 6 nodi. Direzione est, ok, option 2, option 3, se no va bene, questa qua 6 nodi, semplice, semplice, e ce la teniamo così. Intanto siamo su vasto.
Facciamo una piccola ricognizione. Chi è quel matto che si è fatta la casa là? Via da Isso, pure il porticciolo. Ecco il porto di Vasto. C'è, che spettacolo! Ti sto seguendo da tre dispositivi su tre piattaforme diverse. Cioè, il top, una medaglia l'ho vista da Marco. Comunque, rimettiamo un attimo la nostra mappina e abbiamo appena oltrepassato Vasto Porto. Ci dirigiamo verso Termoli Porto. Arrivo stimato 9 minuti. Devo un po' pure un po' di visualizzazioni carine che ci dà sto simulatore. L'ultima chi è? YouTube. Vabbè, non fa niente che c'è ritardo, questo dipende poi dallo streaming e da quanto bufferizza. Basta che ci sta lo streaming attivo, perché dalla dashboard io vedo che è online, però va a controllare tutte quante, mentre stai a fa qua è un casino, quindi se ci sta, ok. Sto uscito pure sui WoW, quindi vediamo se lo stato di WoW, Sergio. No, sempre offline mi dà sta cosa, la devo vedere. Ti sento 2 volte e mutane un paio, sentitene una pure tu. Questa è brutta. Dalla porta aerea, figo. C'è una ricognizione nella cabina. Ma è abbastanza fluido il movimento del simulatore oppure ci dà qualche va a scatti, perché a me mi dà un bel po' di frame, quindi sto sulle 50 frame al minuto. Vabbè, che arriva dopo 30-40 secondi, ok, però se è fluido o meno, se vede che i movimenti sono fluidi. Mo faccio una cosa figata, mo apro la porta a 120 nodi, vediamo cosa succede. Facciamo cambiare un po' d'aria. Calla, guarda là, dal finestrino. Ogni tanto bisogna cambiare l'aria all'interno dell'abitacolo. Chiudo, va. Quello è l'importante, basta abbastanza fluido perché va da un minimo di 30 frame a un massimo di 50, sì, più o meno 45, 57, quindi dai, va bene, ci stiamo. Controlliamo un po' qua il piano di volo. Siamo a metà strada tra Vasto e Termoli. Perfetto.
Una cosa che mi devi dire, Marco, se si sente il rumore dell'aereo troppo piano, troppo forte, e se si sente la musica, ovviamente quando io parlo si abbassano tutte e due automaticamente. Alziamo un po' allora, no? Vediamo. Eccoci qua al porticciolo di Termoli. C'è traffico. Oh, un 738, Boeing 738, flight level 33.000. Flight level 33, che poi sarebbero 33.000 piedi, non lo manco vedo. Vediamo se ci dà indicazione della etichettandolo. Oh, non ci sta proprio. Troppo lontano. Sì, certo che posso prendere aerei diversi da questo, assolutamente. Ce ne stanno un bel po'. Oh, intanto ci gustiamo il passaggio su Termoli, che effettivamente è pure fatta abbastanza bene Termoli. Qua è vero, c'è sta la ferrovia, il raccordo ferroviario, la stazione. Questa qua è l'autostrada e ci sta pure quel ponte là che ci sono passato parecchie volte sopra. E la statale che ci passa parallela a fianco qua, questa qui che la stavano costruendo nuova qualche anno fa e me la so gustata più di una volta. Abbastanza realistico, sì, almeno i punti di riferimento. Stavamo a dire, gli aerei, sì, gli aerei te li posso prendere diversi. Ci stanno questi qua piccoli da turismo tipo il Cessna, poi ci sta un bimotore, un Beechcraft, il Beech Baron mi sembra 150, non mi ricordo. E poi ci stanno quelli grandi, un 737, ci sta qualcun altro, ci sta pure un elicottero che non ho mai provato a guidare e pilotare prima d'ora. Secondo me, appena li chiappo li sfasci. Tecnica sta musichetta, oh. Termoli è bella, signor. È molto carina come località. Fammi controllare un po' l'aereo, mo va. Che vedi?
il Baco del millennio? Sono uscito fuori rotta. Ok. Ce lo rimettiamo e poi sistemiamo. E non ci vuole andare. Ok. Togliamo il pilota automatico e ciamo a mano. Qual è il problema? Facciamo l'assetto all'aereo. Ogni volta ma sta a fare l'assetto. Ok, cerchiamo di rimanere sui 1500 piedi però, perché sennò non abbiamo fatto niente. Infatti, vedi, è ritornato in modalità FD. Che fastidio. Allora, AP, nav GPS, altitude. Ok, vediamo se si rimette in sede. Beh, intanto ci stiamo facendo un coast to coast. Ora appena ribecca la traccia, vediamo se gira. Purtroppo qua non posso volare in questo punto costa costa, perché qui è zona protetta, zona interdetta, restricted area, ve la faccio vedere, eccola qua, c'è la restricted di Lesina su cui non si può, non si potrebbe, ci sono dei vincoli, non è che non si potrebbe, ci sono dei vincoli per la navigazione, quindi me ne tengo fuori. A parte che oggi non ci sta nemmeno un ATC, quindi stica. Ok, sembra che sia ritornato al regime il pilota automatico, così noi ci divertiamo un po' con le inquadrature. Si dovrebbe iniziare a vedere, eh? Eccolo qua, sì, è quel lago di Lesina. Inquadriamo da fuori. Facciamo. Sì.
qua si vede benissimo. Lo zoomiamo un po' più in alto. Eccolo qua in fondo, il lago di Lesina e la sottile striscia di terra che lo separa dal mare. Una caratteristica di questo lago è che è salato, ovviamente, perché vi entra l'acqua del mare, quindi è un lago salato. E all'interno ci fanno coltivazione di molluschi, di cozze, di vongole e quant'altro, appunto perché è acqua salata, c'è una sottile insenatura che lo collega con il mare. Non so se qua dallo scenario riusciamo a vederla, ma sta in fondo, dovrebbe stare qui sopra da qualche parte. Quattordici nodi di velocità e andiamo. Vedi sti insenatura. No, credo che non l'abbiano messo proprio sullo scenario, perché è talmente piccola. C'è roba di 10 metri, 10-15 metri. E non si vede proprio. Eccola. Eccola, l'ho trovata. Eccola qua. Ci sta. Il collegamento c'è.
dopo il Montarozzo qua, ci sta il lago di Varano che già si intravede. Ecco qua, stesso discorso come per il lago di Lesina, è collegato a mare da due insenature, una all'inizio e una alla fine. E una alla fine. Ovviamente cozze e vongole a volontà là dentro, eh. Eccolo qua, si intravede. Il lago di Varano, eccolo qua. Vediamo se si vedono le insenature di collegamento. Una dovrebbe sta qua, sì, eccola. Questa qua. E un'altra sta in fondo al lembo di terra. Se si vede sto paesetto qua sopra, eccolo, si comincia a vedere questo qua sopra. Questo paesetto qua sopra è Carpino. È molto carino. Questo è Carpino, questo qua, sì, eccolo, è lui, è lui. C'è sta pure la chiesetta, si vede, un po' di foschia, ma c'è, si vede. Sì, questo qua è Carpino, non quello di prima, quell'altro era San Nicandro. E qua c'è sta Ischitella, ma non si vede. Qui giù Foce Varano e subito dopo Rodi Garganico. Eccolo qua, Rodi Garganico. Dovrebbe essere questo, sì, perché vedi il porto. Sì. Porto e la strada che costeggia lungomare proprio.
frattempo controllo un attimo pure la presenza degli ATC, nemmeno l'ombra. Oggi si collega nessuno. Ma niente, noi ci facciamo il giro del Gargano. È andato l'aereo, facciamolo ritornare. Vediamo che sta visuale qua, eh. Questa è la torre di Pescara. Questa è dal retroculo. Ecco Foce Varano con l'altra insenatura che va a mare. E subito dopo Rodi Carcanico qua sopra. Dammi un'occhiata alla mappa, eccoci qua, ecco Rodi Carcanico, il porto che si vede qui giù, che si vede qui giù, eccolo qua il porticciolo di Rodi Carcanico. E andiamo direzione Peschici. Ho impostato il punto su Peschici, centro città, centro paese. Saremo sulla spiaggia di Peschici, porto e marina, ma prima ancora costeggeremo la fine della ferrovia del Gargano e vedremo se si vede. La sua meravigliosa spiaggia. Ma dovrei mettere qualche foto quando faccio queste cose, soprattutto dove sono stato, perché cioè è figo da rivedere dopo. Che il Montarozzo dei Peschici, fammi vedere qua. Ecco il porto di Rodi. Porto di Rodi e la strada che costeggia il mare. Cioè c'è sta strada 5 metri scogli mare, quindi sta proprio a mare. Mentre la fine della ferrovia del Gargano
sta qua, c'è proprio la stazioncina, che non mi ricordo sinceramente come si chiama, che è capolinea praticamente della tratta. Ecco il treno, ecco il treno, ecco il treno. Eccolo, eccolo, eccolo. Spettacolo. Questo intanto è San Menaio. Nella sua riproduzione al simulatore, però insomma, un po' scarso il treno. Ovviamente locomotore e vagoni americani tassativamente. Non sono questi locomotori che abbiamo qua, mi sembra che è una motrice elettrica, non mi ricordo manco la. Non elettrica, la diesel, non mi ricordo nemmeno il modello, sinceramente. Ah, eccoci qua, e qua praticamente la ferrovia finisce qui. Finisce qui. Qui c'è sta tutta una strada che sale sopra, eccola che esce qua. Questo qui sotto è un punto panoramico bellissimo. Lo giro, lo faccio vedere. Punto panoramico stupendo, stupendo. Qua sotto ci stanno due punti per fermarsi, e questa è la Marina di Peschici. Questo è Peschici Centro. Spettacolo. Più o meno le strade ci stanno tutte, sì, quella che sale sopra, che viene a centro. Sta a succedere qua? Ah, ok. C'è la virata. Spettacolo. Guardalo. Questa è la strada che da Peschici collega con Vieste. Spettacolo, sta macchia è fantastica. La strada è un po' tortuosa, ma è fantastica la macchia. Eccola, eccola. Ci stanno tutte queste curve, raga, ve l'assicuro, pure sto tornante qua sotto. Bellissimo, questo porta a Vieste. Si scende lungo tutta la macchia e si va verso Vieste. Qua sotto ci sta la Condrata Mandrione, che è questa qua sotto. Che spettacolo al tramonto, spettacolare. Questa qua è Molinella. E in fondo il porto di Vieste. Spettacolo. Gargano Tour, spettacolo. Pescara, Bari, facendo il tour del Gargano. Siamo quasi su Vieste. Spettacolo.
me la voglio gustare queste perché la conosco abbastanza bene. Sì, con la spiaggetta qua, lungomare Europa, si vede. Un po' riflessato, un po' male, però ci sta tutto. Adesso c'è la virata verso Lungomare Mattei. Ecco Vieste che sta la chiesa. Vabbè, è abbastanza fatta bene però. Non male. Lungomare Mattei, bene. Eccolo qui. Bellissimo. E qua mi ci sono fatti il bagno. Non si vede l'isolotto, peccato. Peccato che non si vede l'isolotto. Tornandino scendevamo. Qua c'è stato il nulla praticamente, e qua c'è stato uno stabilimento carino e ci siamo fatti il bagno lì. Ok, rotta verso Pugno Chiuso, 2 minuti e mezzo all'arrivo. Pugno Chiuso, eccoci qua. Controlla sempre le altitudini perché pericolosa la zona. Pugno Chiuso, prossima fermata Manfredonia. E qui inizia tutta una serie di spazi aerei riservati, proibiti, controversi, diverse quote interdette, zone riservate per l'addestramento, 2 zone riservate per l'addestramento al volo con i droni, 1 fino a 4.000 piedi, l'altra fino a 8.000 piedi, da 4.000 a 8.000 piedi. We'll be right back.
Ammirate la bellezza del Gargano. Che dici, saliamo un po'? Eh già. Vertical speed, nose up. Dovrebbe nemmeno servire. Oddio. Serve, serve. Faccio la barba alla corriera. Fantastico. Fantastico. Stupendo, ecco Manfredonia. Fredonia con il suo porto.
la virata, perfetto. Spettacolo. Che spettacolo, direzione Alma Dannata, dove dovrebbero esserci le saline. Comincia a fare buio. Questi virolli, eh. India Uniform 0 Alfa Kilo Sierra. Da paura. Molto piacere, però. India Charlie Bravo Alfa Tango. Che spettacolo! Sì, ecco le saline di Alma Dannata. Sulla destra dovrebbe essere Zapponeta. Sì, lei, Zapponeta. We'll be right back.
Roba qua che è? Andandriga. È una città. Carapelle dovrebbe essere. Chissà, comunque un aeroporto. Aeroporto di Amendola. Sì, è lui. L'aeroporto di Amendola. I've got a wild side, got a child's mind, insecurities and a wall built up. Pimosi però. Sanno a magnà che st'ora. Guarda che musichetta che ti metto per farti fare il tour del Gargano mentre passiamo su Alma Dannata Salina. Spettacolo, guarda, però al tramonto. Barletta all'orizzonte. Eccole, eccole le saline, eccole. Si vedono. You got those bright eyes looking through mine, trying to figure out if there's any more doubt in my mind. You can test me or confess, please, 'cause I know you've been watching, waiting for me to. So you can catch me. The one thing she don't know is never let show is that I'm his. Her when she's away and I wanna kiss her face, she thinks she's in over her head. She thinks she's the only one who goes crazy, picks up the phone when she thinks she. Sì, Marco, piada a te, Bang. Guarda che spettacolo, goditelo. Vuoi mettere il paesaggio che ti vedi a 1500 piedi con il paesaggio che ti vedi a 33.000 piedi? No, non ci sta a paragone. Guarda qua. Beh, però sto a fare un pensierino a un bimotore, eh. Qualche nodo in più non guasta. Barletta all'orizzonte. E Andrea a centro schermo.
Grazie Piro, sei un grande. Diamo uno sguardo alla mappa. Dove stiamo? Facciamolo insieme. Eccoci qua. Abbiamo appena passato le saline di Alma Dannata, Margherita di Savoia. E ci dirigiamo verso il porto di Barletta. Che sono queste fantastiche lucine qui all'orizzonte. Poi vireremo verso Grumo Appola, punto d'ingresso dell'aeroporto di Bari. Ma, visto che non ci sono ATC, facciamo un piccolo cambio di programma. Per ci sbrigare un po' di più. E ce la facciamo tutto lungo costa, così è pure più bello. Abbiamo traffico, gente. Chi è questo qua in giro? Buona stella. C'è traffico vicino all'aeroporto, questo sì. Acceleriamo un po'. Ecco Barletta. Come dicono giù in Puglia, Barlet. È pronto, ho capito, non fa niente, mo devo atterrare. E vai con la virata. Che virata che non vorrei fargli far fare perché vabbè facciamocela fatta poi ritorniamo in heading 108 vede niente eccola qua ce la vogliamo fa costa costa. Ok, facciamocela costa costa, cost to cost. Quindi abbandoniamo, mangiamo aspetta Federì, cioè non si vive di solo cibo. Guarda che spettacolo! Questo è Trani.
Visto che dobbiamo andare a mangiare, facciamo una cosa. Acceleriamo un po'. Un due per, così ci facciamo un atterraggio in santa pace. Se andiamo a sfascia GPS tutto, che è un po' bugato questo flight simulator. Pure raffiche di vento contrarie di 4 nodi, quindi ballo un po' leggermente. Vista strada illuminata qua, che roba è? Prima di Bisceglie, su Bisceglie, no? Questa Bisceglie dopo Bisceglie, c'è sta strada illuminatissima, fantastica. Porto di Molfetta. Oh, intanto voglio fare una cosa particolare, ILS Lima India Bravo Delta. Proviamo pure il G1000 con l'ILS. Allora, Bari. Serve solo la frequenza, non mi frega niente, il resto perché non sto in strumentale. Tutta alla pista 7, e vabbè, e atterriamo alla pista 7. Quindi se dobbiamo atterrare alla pista 7, ci dobbiamo andare nell'entroterra. Mira, aspetta là che non sto duro in mano, ma pure secondo me, però non fa niente, ne vale la pena. Chi stava di? Siamo rotta 150, localizzatore LS, allora la frequenza è 111.35, 111.35, ok, NAV1, 111.35, se c'è cogli, ahi, so capito, va. Ok, allora mostro staggeggio dove c'è il pannello audio, eccolo qua, NAV1. L'identificativo è Bravo Alfa Papa, che in codice Morse è ta 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 ta, appena
lo localizziamo, cioè appena intercettiamo dovrebbe cominciare a suonare come se non ci fosse un domani. Andando qui possiamo vedere. Sto muovo la ciocca in una casina. Fermate questa ciocca. Che poi alla fine sto andando verso il punto che avevo pianificato. Non sa che ne ha la frequenza, mannaggia. 111.35. Bap, eccolo qua, lo senti? Il punto che avevo pianificato per l'ingresso in aeroporto, che era Grumoapula, che è questo qua sotto, eccolo qua, che sta più sotto da qua, però questo è l'ingresso per intercettare l'ILS. Qua andiamo di localizer 1, perfetto. Sentilo, se eccolo, 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 eccolo. Vabbè, ci giriamo attorno. Ma niente, andando lo richiappiamo alla Ravani. Ecco la pista. Andiamo in configurazione d'atterraggio. Cerchiamo di stare sugli 80 nodi. Ok. Cominciamo a scendere un po'. Qua non c'è il glide slope, ci sta, ci sto sotto. Poi ci dà 80 nodi. Bene, possiamo pure cominciare a rallentare un po', eh. Un po' di timone che addrizza la mira, fa sempre bene, fa sempre comodo. Ecco, il localizer si è allineato. 4 nodi conto, 3 no, vabbè, manco tanto, dai, è gestibile. Dopo la linea verde si atterra. Il parcheggio oggi ve lo risparmio. Cioè, sta viente se senta, asse che. Thank you.
eccolo, è lo pennello. Non malvagio, non malvagio l'atterraggio. 0,6 metri al secondo, 1,6 g. Se può fa, se può fa. Di notte, not bad. Basta sto morse ma crepato. Mo, dammi a magnà. Più che altro azzecca, più che cala. Dai, è stato un bel tour del Gargano. Rivedetevelo. Sto video che è figo, eh. È figo, è figo. DDP, riveditelo un po' sto video. A metà più o meno. Ciao Pirò. Vado pure io tanto. Oggi non parcheggio. Se no lì rischio il suicidio. Non il linciaggio, il suicidio, perché mi costringono al suicidio. Vi dicevo, rivedetevelo sto video a metà, perché ci sta un bel giro sul Gargano, un bello inquadrature, carino, molto carino. E alla prossima! E dall'aeroporto di Bari è tutto. Buona serata!